Amici di Udinese TV, ben ritrovati dal campo sportivo di Landskron. Tutto pronto per il fischio d'inizio dell'arbitro Naghele. Comincia ufficialmente Kayserispor Udinese. Ma guarda, così a sensazione occhio nudo, anche rivedendo adesso che c'è il replay, mi sembra semplicemente un appoggio di Widmer, semplicemente, ma neanche appoggio, sarebbe sbagliato un prendere la distanza giusta è quella di un braccio, purtroppo. Con le nazionali giovanili di rigore ne ha parati parecchi. La rincorsa del turco e la parata di Simone, ancora lui, ancora grande parata di Simone Scuffetta, bravissimo, applausi del pubblico, gliel'avevo chiamata, è stato bravo a rimanere in piedi. Bravo, certa velocità, molto bene Balic in questa fase di gioco. Balic al cross, non ci arriva, che ci arriva invece Kevin Lasagna, ancora lui, implacabile Kevin, che segna ancora dopo la doppietta l'Al-Lijeda. Adesso la rete alla formazione del Kayserispor, non c'erano arrivate le torri, lui lesto lesto con il mancino l'ha messa dentro, quasi a dire è qui e io la metto dentro. Bravo, bravo, perché ha semplicemente accompagnato il pallone in porta, è stato bravo a reggere il contrasto fisico con l'avversario, a non farsi anticipare, la marcatura però non è stata corretta, era col corpo alle spalle, l'avversario dava quasi le spalle a Lasagna, tant'è che è stato molto facile per l'attaccante ex Carpi. 5 luglio proprio dal Kayserispor, occhio a Wellington, defilato sulla sinistra, lo controlla Angella, gli va via Wellington, il tiro che finisce sul fondo. Mi pare anche forse alla conclusione, un passaggio troppo... Occhio a Matos, il gol di Rieder Matos, si è addormentato il Kayserispor sulla battuta di questo corner con Evandro che ha toccato corto per Rieder, che questa giocata la prova spesso, l'aveva fatto anche nella scorsa partita, la porta purtroppo non l'aveva presa, questa volta invece un grandissimo gol sotto l'incrocio dei pali, 2-0 dell'Udinese, bravo Rieder. Ma hai visto ancora una volta come Rieder si riesca a esprimere molto meglio? Molto grintoso anche Matos su Varela, Rieder che evidentemente anche un po' galvanizzato dal gol vuole dimostrare a Del Neri di essere una pedina importante, occhio Varela, arriva il gol ed è un peccato, il gol di Cinaz che lo copre. Prova a scendere ancora il 20, si fa vedere Wellington in mezzo, il tocco Pizzarri che non ci arriva il gol, incredibile. E guarda come esulta la panchina del Kayserispor, però allora, peccato, ripetiamo, tra l'altro l'arbitro che a questo punto non fischia perché ha sentito anche i lamenti del pubblico.